tema dell'interscambio tra i sistemi informativi in ambito di inclusione sociale è uno dei temi individuati dal Comitato di Pilotaggio per il Coordinamento degli Interventi OT11-OT2 nell'ambito delle sue attività di attivazione e promozione di aree di lavoro comune, ovvero ambiti tematici che derivano da azioni OT11-OT2 presenti nei programmi operativi nei quali vi è l'interesse da parte delle amministrazioni titolari a sviluppare strumenti e linee guida condivise a supporto della programmazione attuativa. L'area di lavoro comune, interscambio tra i sistemi informativi in ambito di inclusione sociale, coordinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di centro di competenza, è stata avviata agli inizi di dicembre 2016. Il lavoro dell'ALC si è svolto attraverso attività in presenza e online nell'ambiente di collaborazione del Comitato di Pilotaggio Network OT11-OT2.it. Chiediamo a Carla Antonucci, che per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha coordinato l'area di lavoro, qual è stato il ruolo principale svolto dall'ALC e quali i principali punti di forza e i risultati del lavoro svolto. Il ruolo principale svolto dall'ALC è stato quello di riprendere diciamo, il rapporto con le regioni, che in qualche modo si era affievolito nell'ambito del processo di implementazione del casellario, in quanto a seguito delle pronunce del garante le regioni erano state in qualche modo esautorate dall'elemento centrale dell'implementazione, cioè la raccolta dei dati. Quindi è stata un'occasione importante per rimetterle in gioco, per farle sentire anche attrici importanti di un processo in cui possono essere di aiuto e di sostegno ai comuni nel processo di implementazione, che in questo momento si concentra principalmente sull'acquisizione di dati da parte delle banche dati dell'INPS. L'altro elemento importante è stato anche, l'ALC ha permesso di rimettere insieme, di ricreare in maniera un pochino più strutturata la rete che è importante ci sia nell'ambito dell'implementazione di questo processo, e quindi ha rimesso insieme, INPS fondamentalmente, Ministero del Lavoro, Regioni. E tra l'altro abbiamo coinvolto anche questo coordinamento statistico delle regioni, che svolge un ruolo importante nel sostenere le regioni proprio nelle parti anche più tecniche. E quindi è stata un'occasione importante che ci auguriamo sia, un primo elemento per continuare poi a lavorare insieme in questo modo. Allora, i principali punti di forza, un po' riprendendo anche quanto detto precedentemente, è stato il coinvolgimento di tutti gli attori e soprattutto la possibilità data ai soggetti principali, ovvero le regioni, di dare conto anche di certe buone pratiche nei loro territori, quindi di esporre criticità, buone pratiche, laddove ovviamente c'era una consapevolezza di questo. E al tempo stesso è stata un'occasione importante per valutare e capire anche lo stato dei sistemi informativi, lo sviluppo dei sistemi informativi esistenti nelle regioni, perché per poter portare avanti un lavoro di coinvolgimento delle regioni e di sostegno ai comuni è importante anche capire lo stato dell'arte, perché le situazioni sono molto differenziate da regione a regione e paradossalmente poi sono più complicate quelle situazioni dove già ci sono dei sistemi che già operano, quindi dover intervenire per creare un'armonizzazione poi col sistema dell'INPS è quello che magari crea più problemi. Però devo dire che i punti di forza secondo me sono stati proprio il coinvolgimento di tutti, dal livello centrale, a livello territoriale, e la possibilità di dare voce a livello territoriale rappresentando e anche le criticità o le difficoltà nel processo. I principali risultati del lavoro che è stato fatto, che si è sostanziato in queste linee guida, che sono in qualche modo un'idea di guida per le regioni,
hanno previsto, diciamo, due parti, una parte che insiste più sull'aspetto normativo, infatti è stata data nella normativa di riferimento una, diciamo, una possibilità di intervenire con legge per poter dare un maggiore ruolo alle regioni nella fase di elaborazione e anche eventualmente di raccolta dei dati. Alcune regioni già erano al corrente di questa possibilità, altre di meno, e quindi è stata l'occasione per rimettere in pista questa possibilità, visto che era l'unico modo per sfuggire a quelle che sono state le decisioni del garante, che esplicitamente ha voluto escludere la condivisione dei dati non anonimizzati. Anche con altri soggetti terzi rispetto a quello titolare del dato, per cui allo stato attuale il soggetto titolare del dato, che è il comune, può vedere tutti i dati, invece le regioni possono solo ricevere annualmente la visione dei dati aggregati, individuali ma anonimizzati, per cui questa ipotesi normativa permetterebbe alle regioni di avere un ruolo più significativo nell'ambito dell'elaborazione dei dati. Poi eventualmente si era parlato a suo tempo anche di contributo nella raccolta dei dati, perché la prima soluzione che sembrava più ragionevole era che le regioni raccogliessero i dati e li inviassero all'INPS. E quindi si è lavorato su questa ipotesi in cui, ed è stata dettagliata nell'ambito delle linee guida, cioè su come il titolare del trattamento dei dati, quindi il comune, potesse, diciamo, conferire alla regione in qualche modo un mandato, dettagliando tutta una serie, no? Le finalità, le modalità per permettere alla regione di diciamo, attingere o comunque poter prendere visione di questi dati in altra forma. Naturalmente è chiaro che si tratta di soluzioni che dovrebbero comunque passare per sicurezza al vaglio del garante, però si è aperta un po' di più questo spiraglio che in qualche modo era già previsto dalla normativa, ma che le regioni ci è sembrato abbiano avuto fatica a sviluppare. Adesso non sappiamo se si potrà spingere in questa direzione, però sicuramente è stato dato come dire, un piccolo impulso in più verso questa possibilità. E poi l'altro aspetto importante, diciamo, delle linee guida è un aspetto più tecnico che riguarda la possibilità per le regioni di accedere in maniera un pochino più strutturata ai dati INPS, e quindi sono state date delle indicazioni alle regioni su come, naturalmente con la collaborazione di INPS, su come poter accedere in maniera più facile e anche più fluida ai dati presenti nelle banche dati. Bene premettere che questo intervento, questo lavoro che è stato svolto avviene nell'ambito dell'utilizzo dei fondi strutturali, proprio per migliorare anche l'utilizzo dei fondi strutturali in certe realtà. E per questo le regioni sono gli attori principali. E naturalmente però è anche bene ricordare che diciamo, il coinvolgimento delle regioni ha una sua ragione, una sua importanza, perché proprio nell'ambito del processo del casellario le regioni hanno bisogno dei dati che i comuni immettono per diciamo, svolgere le loro funzioni di programmazione e monitoraggio, cioè questa è la funzione fondamentale che le regioni svolgono nel processo del casellario, per cui pur essendo una scelta obbligata il coinvolgimento del soggetto regione ha una sua ragione importante proprio diciamo, nello svolgimento del processo. Tra l'altro, il lavoro svolto nell'ALC può essere, a mio avviso, approfondito sia nella prosecuzione della collaborazione proprio con le regioni, istituendo eventualmente anche dei tavoli che in parte già ci sono, perché un'attuazione, diciamo, del sostegno per l'inclusione attiva, già ci sono tavoli attivi con le regioni e quindi si potrebbe pensare anche a una sezione in cui viene approfondito proprio questo aspetto della raccolta dei dati da parte dei comuni. E poi sicuramente un ulteriore sviluppo potrebbe essere anche un coinvolgimento, diciamo, uscendo dal lavoro dell'ALC, no? E uscendo quindi dal rapporto obbligato con le regioni, riuscire anche a sviluppare un percorso più attivo di colloquio con i rappresentanti dei comuni, perché
perché anche con l'ANCI ed è stato questo, è questo anche un obiettivo che abbiamo nel prossimo futuro, per passare appunto dal coinvolgimento regionale, che è fondamentale in termini sia di ritorno di programmazione e monitoraggio, sia di sostegno all'azione dei comuni, sia però coinvolgere a questo punto e essere più vicini nei limiti possibile proprio ai soggetti direttamente coinvolti nell'attuazione dei casellari.